L'intercessione ambientale loro dicono in chiaro, a Lamezia dobbiamo fare come è stato fatto con Falcone e Borsellino, cioè loro stavano creando un clima, si stavano preparando a creare un clima di terrore perché avevano già comprato, erano già arrivati a Lamezia armi da guerra, oltre che esplosivo. Questa è l'importanza di questa indagine, è che siamo alla terza generazione della famiglia di 'Ndrangheta Torcasio e questa indagine fatta dai carabinieri di Catanzaro e Lamezia Terme è molto importante. Questa volta Pecci ha ragione a ribadirlo e a dire non ci sono più alibi per voi cittadini di Lamezia. Con i 52 arresti di oggi siamo arrivati a 100 in pochi mesi, a 100 arresti solo sulla città di Lamezia. E in questa indagine ci sono decine e decine di capi di imputazione per estorsione. Tutte le estorsioni degli ultimi 2 anni sono state scoperte e contestate con i fermi di questa notte. Tutto il traffico di droga, tutta la vendita di droga sulla Lamezia Terme è stata dimostrata con i fermi di oggi. Io non so di cosa ha bisogno più la città di Lamezia per fidarsi di noi. Rossella Galati per la CNews 24.